La musica lirica al Parlamento europeo ed è un concerto dell'Orchestra Sinfonica del Veneto, ribattezzato Europe is Now. Uno spettacolo di promozione della cultura e identità locale, promosso da 3 eurodeputati leghisti veneti, Rosanna Conte, Gian Antonio Da Re e Paolo Borghi. Beh, sicuramente è una grande soddisfazione, che ritengo che sia un'opportunità per loro, perché si passa attraverso dall'Italia al Veneto e può fare come ponte per essere trasmesso anche a livello mondiale. Quindi è un trampolino di lancio per questo giovane veramente importante. Un centinaio di spettatori, ma fra loro nessuno dei 14 vicepresidenti era presente per un evento riuscito e comunque apprezzato dal pubblico. Sappiamo che in Europa la musica ha una forte rilevanza economica per tutto, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori. E l'abbiamo visto col Covid, che moltissimi sono dovuti rimanere a casa, ma perché dopo gli artisti ci sono anche gli operatori, e quando i teatri sono chiusi, chi è salito alle quinte rimane ovviamente in qualche modo vincolato a quello che è lo spettacolo. Quindi la funzione principale dell'Europa è quella di divulgare, sostenere questi giovani che hanno questa passione, questa addizione, e allo stesso modo preservare il patrimonio culturale europeo. Da eurodeputata veneta, qual è l'emozione di sentire, insomma, questi giovani qui sono al Parlamento europeo?